Allora ragazzi, salve ragazzi, tutto bene? Come va? A parte che qui abbiamo i crediti, che sono veramente miseri, porca. Va bene. Allora, noi possiamo andare già in missione segreta, però io vorrei tornare un attimo indietro e vedere se si può andare da qualche parte. A quanto pare no. Beh, bene, bene, va bene, ci speravo, dobbiamo andare in città. Noi dobbiamo andare tutta sta zona, vedete? Altopiano, Rinascita, cosa. Come avete visto la prima missione, praticamente è stata abbastanza simpatico, è stata una intro, un tutorial insomma della dinamica di gioco. Ora vediamo come si evolve. Ah, situazione al museo memoria. Ok, situazione al museo memoria. No, non sto leggendo tantissimo in realtà. Ok, passare il giorno successivo, sì, praticamente. Ok. Abbiamo fatto la possibile, ecco, vedete, qua lo dice comunque, ma qua poi te lo legge quello che è successo. Il vostro lavoro con la centrale 31 ci ha fornito delle piste. Ecco cosa abbiamo scoperto. È stata una rudimentale bomba al plasma a uccidere il sindaco. I ribelli non avevano accesso ai materiali per costruirla. Sta dicendo che hanno avuto aiuti esterni? Probabilmente. Ci sono tre gruppi alla città 31 che hanno accesso a questo tipo di ordigni. Oh porco! Oh, madò, cosa ho appena letto! Allora, parte la progenie, che cos'è? Un'ampia rete di psionici umani. Mi ricorda qualcuno, i psionici. I templari. Vabbè, la loro visione per il futuro della città è totalmente psionica. Ok, poi abbiamo Fenice grigia. La Fenice da quando è grigia? E quelli che abbiamo affrontato comunque, perché dalle attrezzature, a parte il design. Non mi piace molto sto design, posso essere sincero? Ok, intanto un'organizzazione di trafficanti alieni. Ah, quindi questi sono alieni. Ok, no, stavo leggendo, scusate. Ah, quindi tu puoi selezionare, scegli una fazione come bersaglio dell'indagine, ovviamente loro perché è quello che hanno attaccato, attenzione, però io non riesco a leggere qua. Sacra Spira, no, Madonna, io non riesco a leggere perché mi hanno messo sto coso qui davanti. Che cosa? Comunque, movimento religioso clandestino per i ibridi. Ok, perché questo tiene una sottospecie di mascella che sembra. E qua ci sta un. Molto interessa. Comunque dobbiamo fare prima loro, perché loro abbiamo affrontato. Quindi vedete, ci sono le scelte di delle indagini. Quindi non dobbiamo sbagliare. Grigia è un gruppo composto principalmente da cercatori Newton che operano in città. Ultimamente si è dotata di armi severamente vietate e per questo ha attirato la nostra attenzione. Direttrice, questi sono criminali locali, non sono di competenza della centrale 31. Vero, l'agenzia di recupero sostiene la polizia locale, ma il nostro compito prevede anche di requisire i materiali pericolosi. A chi minaccia il mondo? E quei gruppi sono i candidati ideali, quindi ora cosa facciamo? Concentratevi su un singolo gruppo, indagate, smantellate le sue attività ed eliminatelo. Nel frattempo noi cerchiamo collegamenti con la morte del sindaco. Alla peggio avremo tolto di mezzo una pericolosa organizzazione. Precisamente, Ok. la città vuole giustizia per il sindaco Nightingale e noi la aiuteremo a ottenerla. Ok, affrontare le indagini. Come funziona? Ogni indagine ha tre fasi. Ok, qua c'è sta. Da questa prima missione, scopri informazioni sulle operazioni. Ah, quindi poi te lo dice proprio, preparatorie, operazioni, eliminazione. Se giustamente missioni nascoste che dovevano essere rivelate e poi completate per internet. Ferma l'attacco finale e poni fine alla minaccia per la. Quindi praticamente noi abbiamo questi tre disgraziati e dobbiamo sbarazzarci di questi tre palesemente. Ok. In questo caso finisce. Ok. Comando della fazione. Oddio. Quindi ci sta un capi della Fenice. Ah, quindi dobbiamo pure sgamarli chi sono. Ok.
Indaga, ok, e quindi siamo in fase. Oddio, quante missioni! Allora, area ricerca, pure. Armeria, area rinforzi, indagine. Ok, con le indagini abbiamo questo. Ok, quindi abbiamo un fascicolo da fare ricerche. Quindi mi ha fatto ricordare, raga, la situazione di XCOM 2 con i, come si chiamano, quei tre. Mamma mia, non mi viene il nome. Comunque avete capito, l'assassina, il cacciatore e quell'altro, lo stregone. I tre. Praticamente stiamo facendo la stessa cosa. L'indagine serve a questa. Praticamente come noi facciamo delle ricerche approfondite per scoprire poi la loro base, tutto il resto e compagnia bella. Vedete, 2 marzo, no, non è 2 marzo, siamo il 24 aprile, non diciamo sciocchezze. Comunque così funziona, fino a quando non troveremo tutti i dati necessari, possiamo attaccarli, così funziona. Area rinforzo, vediamo un po'. Attaccamento temporaneo a tutti gli elementi di base, armi, comunicazioni e munizioni. L'area rifornimenti è quella in cui chiediamo tutto il resto. Se rientra nel budget della squadra, possiamo averlo. Ok, nell'area rinforzi. Rinfornimenti XCOM, proprio bellissimo, voglio rinfornimenti X, cioè dalla XCOM otteniamo, quindi sì, praticamente la Chimera Squad è una squadra fatta a tema per il supporto della città con la polizia, ma comunque è stata passata, cioè è stata approvata dalla XCOM praticamente, possiede acquistare tutti i principali oggetti ed equipaggiamenti. In questo qua sta buono, so che cosa sono, stanno là. E questi che sono? Puoi spendere l'Elenium per eliminare i progetti dell'area ricerca. Ok. Magari possiamo avere ottimi sconti sugli androidi da combattimento. So che tutti li odiano. Mi stai dicendo che noi possiamo avere anche un androide? Bellissimo. Comunque. Ah, ok, questo è l'equipaggio. Vabbè, abbiamo capito. Ed è uno. Ah, giusto, mi sono scordato. E qua? Niente, perché li devo sbloccare. Oh, che bello. Belli questi. Questi li compro per poi passare chi lo può, chi lo vuole. Armeria. Oh, ecco qua. Oh, vediamo un po' come funziona. Invece ha convinto il consiglio cittadino che a corto di personale non siamo efficienti. Quindi possiamo fare arrivare altri agenti alla città 31. Non tutta la squadra per ora, ma è già qualcosa. Ah, quindi tu puoi selezionare, quindi non sono solo 3 o 4. Vabbè, hanno detto che erano che 12 personaggi. Ah, bellissimo. Possiamo scegliere uno dei 3 in questo caso. Vediamo che cosa ruoli, quindi fuoco di precisione, quindi è un cecchino. Oh, infatti ha le due pistole, raga, hanno delle abilità che alcune avevano delle mod, erano come delle mod alcuni. Oh, fai le cose, ok, salute, vabbè, giustamente. Poi questo, ruolo combattimento. Ruolo esplosivi danni ad aria. È un granatiere questo. Oddio, un granatiere. Biografia, si può. Oddio, si può leggere tutto. Australia, che sta? Vabbè, l'Australia. India, c'è sta. Sono indeciso, quindi puoi organizzarti a sbloccare nuovi agenti. Questa è una figata, raga, è una figata sta cosa. Vabbè, meglio vedere un attimo le abilità perché poi le biografie me le leggo con calma. E vorrei scegliere un altro alieno, onestamente. Ok, ho scelto il personaggio. Oddio, è una picchiatrice. Cioè, te mena poi a cazzotti. Non ci fosse un. Del tipo. Oh, ciao, boom. Mamma mia. Ah, quindi tu non credo che avrai tutta la squadra, ma soltanto un tot di personaggi. Ok, dotazione. Vediamo come funziona. Ah, quindi tu puoi migliorare tutta la cosa, cavolo, che non abbiamo niente. Ok, vediamo uno. Una, anzi. Sono tutte donne quasi, non voglio dire nulla. Beh, comunque graficamente non sono brutti. Comunque sono dei tank questi, palesemente sono dei tank, non si può vedere che razza sono. Biografia un attimo. Estonia, no! Io sono della Lettonia, no! Ti prego, compaesano!
Scusate. No, 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 non me l'aspettavo, vi giuro. Oddio, mi è piaciuta sta cosa. Allora, appartiene al gruppo Vuoto, una serie di cloni con l'addestramento. Pure la guerra dei cloni, ragazzi, confirmed, ok, sono fan di Guerre Stellari. Amo i cloni, no, ok, sei il mio preferito, basta, ok. Ok, basta. Allora, fino ad oggi, che cosa? Trasferimento di un campo di avvento. Vabbè, poi me lo leggerò con calma. E poi abbiamo lui. Supporto psionico per un'unità di infiltrazione di Smilzi. Oddio, ha usato il termine di Smilzi, raga. I Smilzi, se vi ricordate, si vedevano proprio come si chiamano? In XCOM 1. Madonna, che poi sono diventati, si sono spellati, sono diventati Viper. E questa è una figata sentirlo. Bello, bello, bello. E circa 35 anni di età, chi questo? Ah, fatto da Talpa, aiutando attivamente i gruppi della Resistenza e gli XCOM. Ah, molto interessante. Quindi, eh sì, perché nella versione di World of Chosen ci sono stati molti infiltrati nella Advent, quindi anche forse alieni avevano ipotizzato. E lui uno degli esempi. Ah. Però non è malvagio sta cosa. E poi abbiamo lei che è pronta a menarti come non ci fosse un domani. Sì, però questo che si chiede l'Estonia, raga, ha vinto. Cioè, mi dispiace, ha vinto. Vediamo un po' qua. Date un'occhiata. Il quartier generale ci ha dotato di un'area ricerca. Con i geni Ottimo. giusti possiamo costruire qualsiasi cosa. O meglio, potremmo con l'ultima versione. Quella che abbiamo davanti è il modello estremamente delicato del 2038. Ci vorrà tempo per fare dei test sui progetti, ma una volta che li abbiamo, saremo a posto. Aspetta, lei è una delle tre risorse che è speso per completare progetti. Ah, noi quindi li dobbiamo ottenere. Non è come nel 2 che tu li sbloccavi. Ogni volta facevi una ricerca a piacere. Ah, furbacchioni. Personale androide, in questo caso inviamo. Perfetto, abbiamo. Mo' in fase di caricamento. Oddio, 1, 2, 3, 4. Ok, perché noi abbiamo questa squadra. Possiamo assegnare lei, lo sapete? Vedete, agenti non operativi, quindi ti mette tutto un elenco qua. E a sto punto mettiamo questo per. Ah, quindi per velocizzare. Fantastico, fantastico. Allora, andiamo, missione. Vedete, fino a qua non esco delle missioni qua, è inutile, quindi per il momento andiamo qua. E dobbiamo pure pagare, raga. Ah no, si ottiene. Ok. Che cos'è? Indagine sulla Fenice Grigia, ovviamente. Temo che delle forze nemiche abbiano accesso a un dispositivo pericoloso, che tuttavia non possiamo distruggere per non mettere a repentaglio la nostra sicurezza o quella dell'altro. In questo caso occorre un approccio più delicato. Avvicinatevi al dispositivo e disattivatelo, come in addestramento. Allora, hanno detto che le mappe sono piccole, però io noto una cosa, incontri previsti 3, come avevo detto io, 1, 2 o in una fase, o in due fasi o in tre fasi, dipende dalla dinamica. Questi quindi livelleranno, eh sì. Rimaniamo un attimo su questi su di loro, per il momento, perché adesso non abbiamo soldati chissà con. Madonna, chi è che guida? Non sono io che sto guidando, ve lo giuro, promesso. Dai, dopo questa missione stoppiamo così posso caricarli e avete l'onore di ammirare il gioco. La Fenice Grigia ha combattuto contro degli aggressori non identificati in questa posizione. Dopo la fine della sparatoria, la Fenice Grigia ha blindato l'intero isolato. Percepisco disperazione e paura. Per il nostro arrivo? No, non siamo noi a spaventarli. Ok, quindi bellissimo il movimento della telecamera, proprio del tipo, dobbiamo fare comunque sempre irruzione, sempre. Io ovviamente metto sempre lui, che è quello che sfonda, e praticamente quasi tutti, perché non abbiamo altre possibilità in teoria. Infatti ti costringe a scegliere, perché gli altri, perché devono entrare tutti insieme, devono entrare, capi? E mi conviene fare così, ok.
Perché però il fucile a pompa, sapete, forse è meglio che rimuovo. Aspetta. Scelgo. Questo aveva il fucile a pompa. Sì, quindi a sto punto meglio. E poi c'è lui. Che poi, bello mio, sei molto alto comunque, non per qualcosa. Cioè, sei leggermente alto, credo che te vedono però, eh. Te vedono leggermente. Questo che penetra nel muro, vabbè. Leggendario, ma che cosa bellissimo! Leggendario, perché leggendario? LOL. Aspide. Non è un Viper, è un aspide. Che cacchio è un aspide? Cioè, sì, so che cos'è un aspide, però. Ma povero. Abbiamo un aspide, una nuova tipologia di rettile. E c'è uno che è terrorizzato qua, eh. Vabbè, ho capito. Preparazione se ne fornisce. Ok. Allora, non posso zoomare. Ah, oddio, quanto posso zoomare. Allora, questo è nel panico, sto poveraccio. Madonna, quanto è figo. Un aspide. Wow, poverino, è terrorizzato. Diciamo terrorizzato, va. Questo è un nude leggendario. Ah, legionario, non leggendario, legionario. No, volevo un attimo vedere. E questo sarebbe un. Come si chiama questo? Però mi fa ridere che metto i punti interrogativi. Aspide. Allora. Sto pensando, raga. Oddio, c'è l'animazione accidentale del fuggiasco, ci sta qualche piccolo problema, eh. Madonna. Allora, mi piace che certe animazioni ci stanno, eh. Allora, a me conviene andare a corpo, no, col cavolo, questo lo è col cavolo che lo meno a questo. Non mi conviene proprio. Ah, allora. State buoni. Ah, non posso cambiare squadra, è vero. Sono abituato come a XCOM 2 di selezionare il. Di sostitu. Di spost. Di cambiare giustamente il. Madonna, questo gli faccio male. Comunque il Newton non l'ho mai visto senza la maschera, quindi non, è la prima volta che lo vedo senza quel modo, capito? Mo, questo mi conviene mettermi qua e fargli fuori a uno dei due. Che in questo caso, ovviamente a te che mi potresti veramente fare male. No, come fai a me? Cosa? Mi stai trollando? Aia. Madonna, è aumentata la mobilità di schivata, ai ai ai. Vabbè, pazienza. Bellissimo! Questa mi è piaciuta. Oddio, può, è più, come si dice, è più pericoloso. Boom, ha ammazzato, one shot, one kill. Dai, uccidetelo, ce la facciamo? Bella, bella. Ce l'abbiamo fatta. Oddio, il Viper che però ha l'animazione da combattente è fantastico comunque. Rilevo una grossa fonte di elerio vicino a voi. Non riesco a determinarne la posizione. C'è un locale che fa ramen qui dietro. Forse l'elerio è il loro ingrediente segreto. Come sempre. Allora, ah, ok, vediamo un po'. Ingresso esplosivo. Tutti i nemici non aggredi. Ok, allora facciamo questo. Ah, ok, uno. Ok? E con questo facciamo con lui due. Poi abbiamo questo che facciamo. Lei.
No, sai che è meglio metterli qua a sto punto, non per cattiveria, ma è meglio perché la porta principale secondo me ci trollano un po', eh. No, stavo vedendo, però appena mo stavo facendo caso che lo scanner ci farebbe mens. Ok, mo vediamo un po'. Oddio, ha colpito a quello, sì. Bello. Ah, cavolo. Troppi Viper comunque. Meno male. Perché ha lo scudo, capito? Quindi il corpo a corpo a lui non gli fai nulla. L'unica cosa che... Consegnami la tua mente. Ottimo, perfetto. Vedete che se sai gestire un bel combattimento, se può fare qualcosa, eh? Sì, però... Potevi fare di meglio, eh? Ah, avvelenamento, cavolo. Ah, oddio. Allora, la modalità che avete visto prima ha qualche piccolo problema di animazione, ho notato, però bello il Viper. Che poi la maggior parte dei Viper sono tutte femmine comunque, eh. Porca miseria che danno, bello colpo, brava donna, brava. Hai dato un Newton. Quello è un Newton. A me mi piace Newton senza la maschera. Anche se forse con la maschera sarebbe stato meglio. Vedete com'è problematico la cosa? Perché si sta avvelenando e questo è un bel problema. Curiamo. Posso curare? Posso Bene, curarti? ci sei tu. Meno male. Intanto posso vedere se... Ah, il Viper ancora è ancora lì. Ah, l'ha ammazzato, ottimo. Però gli Newton sono pericolosi. Quelli sono dei videogiochi, è la mia impressione, ho visto dei videogiochi. Ma no, che culo. Però hanno preso delle armi pericolosissime comunque hanno, eh. Allora, per prima cosa mi serve lo scudo, mi devo proteggere perché sono in una brutta situazione. Perché non va bene. Lo so che lui è un difensore, per carità, però... No, meglio che te lo metti a te, mi dispiace dirtelo, ma mi servi. Da tutti i lati. Ecco, bravo, così ti sei messo a posto. Detto questo, io mi metto, mi conviene mettermi... Qui. Ma per la ricarica arma, come... Ah, ecco, là sotto serve la ricarica, quindi... Ok. Ma do che mira, caro mio, tu hai un problema di mira, bello, te voglio bene, ma hai una mira di merda. Ah, vedete, questo praticamente fa una carica di proiettili. Credo che c'è qualche problema, sei leggermente salita, non so come, a 2 metri d'altezza. Te vuoi abbassare, per favore? Hai dato un Newton là. Madonna. No, c'è qualche problema di animazione perché leggermente sei salita in maniera chilometrica e forse so io il perché, perché si trova, secondo me, sopra a un cadavere, a un corpo e questo fa conflitto, però è un'esagerazione, eh. Dai, però raga, non mi potete fare questa mira di merda. Basta che non mi lancia la granata e tutto va bene, dai. Sì, però state avendo una mira schifosissima, raga, eh. Ve lo concedo. Madoc mancato, che culo. No, mo mi serve, e mo te meno tantissimo come non ci fosse un domani.
Per dei sensi, l'hai poi steso oltretutto. Te vai messo qua. Ah, non posso cambiare. Io sono fissato di cambiare sempre il giocatore di squadra perché ti sei talmente abituato al 2. Ah, tranquillo, con quelle poche munizioni ce la puoi fare. Sì, però c'è un bug, hai un bug adesso, donna. Sei un cheater perché sei troppo in alto. Stai volando, donna. Onestamente stai volando. Madonna ha detto così, vabbè, dentro un sacco in quello in senso bidone. Oddio, siamo comunque inguaiati tutti. Allora, fammi vedere. Ovviamente questo un po' mi sta dando un po' fastidio. Ti dice le probabilità. Mo, entrambi i casi è buono. Torre di guardia, le unità ti. Ok, quindi il rischio più alto è questo. Torre di guardia, vedete? Le unità attivano automaticamente guardia dopo irruzione. Questa è una bella cosa. Ingresso esplosivo, tutti i nemici non aggressivi, guardano in questo escluso rimangono sorpresi. L'ultima unità che spassa per questo ingresso infligge 3 qua. Allora, qui mettiamo. No, sto pensando. Vabbè, ho capito. No, guarda, questa cosa mi sta. Ah, è perché giusto quello ho detto no, esplosivo no, perché ci sta la cosa, quindi lo sta impedendo. Però sta cosa è brutto. Vabbè. Ti sta facilitando perché la prima missione, quello dice, guarda, non puoi morirmi in questo modo, capito? Secondo me. Sì, però io te voglio bene, ma non mi puoi. Non so se sono l'unica per sto problema. Questo problema io l'avevo con le mod un tempo, sappiatelo. Vabbè, ci sta una questione, un problema di conflitto di corpi. Madonna. Ovvio che stavolta bella kill. È bello che ci sta la scena ferma. Madonna, però tu hai un'altezza propria. Pitone! C'è il pitone, veramente. Oddio, hanno fatto quindi la. Oddio, hanno fatto le alternanze skin. Questa era nella. Io ce l'ho come mod. Allora in questo punto incontro l'anaconda. No, è bellissima sta cosa. Però attenzione, come il pitone e come abbiamo visto quell'altro, uno è velenoso, l'altro ti stritola. Praticamente, questo è. Porca miseria. Sì, però tu sei a 2 passi, non sei alta 1,80 m. Madonna. No, con lei no. Mettiamo qua perché devo dare un supporto a quello. Quello è il problema. Comunque è bello, ci sono delle cinematic su questa cosa, mi piace. Bella, bellissima, perché tutti stanno con guardia, questa cosa è una figata. Allora, vediamo se riesco a. Però io poi questo mi sputa se sono troppo vicini i soldati, eh. Vediamo un po'. Attacco. Hai una mira di merda! Ovvio che ti prende da quell'altezza, no? Ok, le animazioni sono praticamente le stesse. Peccato che c'è un problema. C'è un serio problema. Un grossissimo problema. Sembra che stavo facendo tutto. No, meglio che la spara, fidati.
No, perché c'è questa brutta posizione di bug, madonna. Comunque avevo ragione per il fa... ma no. Avevo comunque ragione sul fatto... Madonna, che danno. Però ora lo meniamo. Allora, te. Guarda, soltanto in amicizia che sei una brava persona, ti piace menare i tizi. È troppo figo. Bravo, lituano. No, faccio corpo a corpo, vediamo che succede. Il corpo a corpo è bello perché nel 2 non c'era. Illeso, cioè fra tutti quanti solo lei illeso. Comunque credo che potrai mettere più squadre, più personaggi in squadra, come sempre. Però ci sono molti punti interrogativi, non so se l'avete notato. Quindi secondo me noi abbiamo anche la possibilità di rivelare e in... Cioè, ogni nemico che affronteremo verrà registrato. E questa è una cosa bella, ripeto però. Ci sono le diverse dei pitoni, dei Viper. Questa è una figata. Ok, va bene, è andata bene. Progetto dell'area ricevuta completata. Quindi vuol dire per un giorno. Quindi ogni volta passa sul La giorno. Fenice Grigia è in cerca di grandi quantità di Elerium. L'accesso all'Elerium le avrebbe permesso di raffinare un esplosivo abbastanza potente da uccidere il sindaco Nightingale. La Fenice Grigia ha i mezzi. Scoprite se aveva anche un movente. Ok, abbiamo già svelato qualcosa, vedete infatti? Ok. Bene, raga. Spero che il video... Ok, non sto leggendo quello che sto dicendo. Quindi c'è una personalizzazione di ogni personaggio. Questa cosa è interessante. Anche quelli là in rilievo. Tutti o 31, 32, 37. Va bene. Comunque. Per il resto è andata bene, presumo, no? Nuovo androide, fatemi vedere questo. Hai costruito un'unità androide. Questi soldati verifica sono su un supporto prezioso per gli agenti della tua squadra principale. Che bello. Quindi tu hai un soldato di supporto. Ah, puoi giustamente decidere che tipologia. Ok. No, stavo guardando. Corazza, palesemente, vabbè. Potenza, potere. Ah, possiamo fare. Wow, anche per questo. Oddio, abbiamo che. Cioè, questo è alleato nostro praticamente. Oddio, non me l'aspettavo. Oddio, è un nostro alleato adesso. Lol. Va bene, va bene. Qua che cosa dice? Autorizzo la Chimera Squad a effettuare operazioni speciali. Alcune operazioni forniscono risorse utili per la squadra. Tenete gli occhi aperti per queste opportunità. Ok, allora, stretto di mano, che cos'è? Con... Ok, ah, quindi, eh sì, come le missioni, come quelle là della... come si chiama? War of the Chosen. Quindi ci sono molti riferimenti, comunque, a XCOM 2, un po' di tutto, questa è una figata, mi fa piacere. Qua quindi scegli la tipologia di missione, ok. Stretto di mano, convinci gli individui, benestanti e i gruppi... temporale per questo momento di crisi. Ok, lavoro personale integrati con la per un bene in campo di tenere il conto costo 3 ore costo nel senso che durerà 3 giorni in realtà ricompensa 65 informazioni. Poi abbiamo questo operazione sotto copertura per l'Ererium. Crea falsi acquirenti per far uscire allo scoperto i trafficanti. Questa è una cosa molto interessante. Seleziona e ovviamente possiamo scegliere tranquillamente
Lei. Anzi, in realtà vorrei cambiare, se può, troppo tardi. Va bene, invia. Ok, perché tanto non è che mi interessa. Ah, quindi possiamo fare più di uno? Ah, sarebbe stato bello. Ah, quindi non puoi scegliere. Ok. Qui invece, qui non posso fare nulla, vediamo un po'. Armi modulati, ok, in questo caso posso scegliere uno di questi, corazza modulare, a sto punto mi conviene, personale androide, no. Ah, quindi per fare questo ci voleva armi modulare, allora facciamo la corazza per il droide. Non mi interessa di mettere qualcuno. Bene, raga. Qui io, noi la stoppiamo perché credo che il gameplay è andato più che a sufficienza. Più che altro vorrei salvare perché non ho fatto un bel niente. Infatti è tutto. Facciamo un nuovo e lo chiamiamo. Ecco, che ne dite? XCOM 2.1, palesemente per intenderci, anzi, punto 5, perché praticamente come fosse prima di passare a XCOM 3, lo chiamiamo così questo. Perfetto. Bene, raga. Basta così, stoppiamo il gameplay e spero che il video vi sia piaciuto. Quindi il 38 al prossimo video. Io ora devo ancora finire Final Fantasy 7, quindi mo ho fatto questo per farvi vedere com'è il gioco. E mi piace. Poi con calma farò una campagna, secondo me lo giocheremo insieme. Ok, raga? Anzi, prima di fare, vediamo un poco, vediamo un po' se. Vediamo se è sull'armeria. No, armeria, ho sbagliato. No, a me interessa. Aspettate. No, perché non mi viene rinforzi? Ah, eccolo qua. Figo. Ecco, quindi abbiamo l'equipaggiamento per il droide, cioè abbiamo armerie, vediamo un attimo il droide. No, aspetta, ne ho presi due accidentalmente. No, vabbè, saranno utili in battaglia se necessario. Ok, vabbè, pazienza. Non avevo capito. Vabbè, no, uno in più non si sa mai. So che io volevo vedere un'altra cosa. Dov'era per andare a. Non lo so, c'era una cosa qui. Di arruolamento non si può. Dov'era? Ah, dov'era quelle cose di rinforzo? Non mi ricordo, raga. Dov'era? Ah, ecco qua vi spiego mo finalmente una cosa. Ecco qua. Vedete? Noi possiamo scegliere fra queste missioni quale come. Ovviamente, vedete, se non si fa questo, ad esempio, o questo, vedete, poi come viene classificato, l'avevo letto, sono io cretino, che questi sono i più importanti, 1 e 2, però possiamo fare uno di questi in realtà. Solo che io volevo vedere, e sono sincero. Ah, fine giornata, quindi tu puoi anche decidere di stoppare, siamo pure a sabato, ok. No, però io volevo il reclutamento. No, è che sono molto indeciso, che è strano che non ho. Il coso del reclutamento, ero curioso, forse non si può fare, abbiamo fatto un tentativo, però si fa per la prossima, ma staremo a vedere. Io qui stacco, raga, qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Spero che vi piaccia il gioco, perché onestamente mi sta piacendo. Comunque ho visto molte dinamiche di gioco, stili e molte cose dedicate un po' a vecchi mod di XCOM 2.
Qui dal 38 passo e chiudo.